ecco la sala delle armi con camino e collezione di armi di ogni tipo, spade, daghe, alabarde, colubrine. Passa poi nello studio con due librerie, di cui la seconda è una porta mascherata con libri finti che, girando sui cardini, lascia aperto il vano del passaggio. Tavolo da gioco con carte per il gioco dei tarocchi. Salendo alcuni gradini si entra nella prima sala della torre con soffitto a volta. Su di essa si scorgono i resti di una decorazione a pergolato con tralci di vite ancora riconoscibili. I lavori di ristrutturazione del 1939 misero in luce le mura del castello duecentesco di Malatesta da Verucchio, il mastinvecchio dantesco. Oggi si può osservare la struttura tipica di un castello medievale. Esso era costituito da un mastio, torre quadrata per la vedetta, e da un palazzo baronale di semplice fattura, avendo all'interno una grande sala e una o due piccole camere, mura di cinta e feritoi per il lancio delle frecce. Sigismondo alzò la grande sala. Oggi essa è addobbata con stemmi malatestiani provenienti dalle vecchie porte d'entrata. Salendo le scale del palazzo, costruito da Sigismondo Malatesta, divenuto residenza della contessa Ippolita, si incontra la sala da pranzo con soffitto a vela e tavola imbandita. Ecco la stanza da letto della contessa. Il letto è a baldacchino.